stasera a questa conferenza stampa. Noi con la lista insieme ad altri sindaco abbiamo voluto incontrare i giornalisti. Perché abbiamo voluto incontrare i giornalisti? Noi siamo stati oggetto di attacchi vergognosi da parte dei nostri competitors per 11 giorni. Ci hanno fatto perdere 11 giorni di campagna elettorale in cui ci siamo dovuti difendere dalle peggiori accuse, dalle falsità, dalle menzogne dei signori della sinistra. E allora oggi mettiamo documenti alla mano, mettiamo fine a tutte le falsità che questi signori hanno detto nei nostri confronti. Va messo un punto, da domani parleremo, cominceremo la campagna elettorale vera in mezzo alla gente parlando di programmi e di cose serie. Però un punto andava messo perché io non ci sto, noi non ci stiamo a farci attaccare ingiustamente da una sinistra bugiarda, ipocrita e incompetente. E cominciamo allora, documenti alla mano, a vedere perché è bugiarda. Abbiamo letto nei giorni scorsi articoli a mezzo stampa da parte del signor Fralicciardi, segretario del Partito Democratico, il quale sostanzialmente ha detto: voi non dovevate partecipare alla lista, per nostra concessione vi abbiamo fatto partecipare perché non abbiamo fatto ricorso. Falso, falso, falso. Abbiamo assistito alle dichiarazioni fatte dal candidato sindaco Cimarello, non è un lapsus, è il vero candidato sindaco di questa lista, il quale ha detto: noi, afferma Cimarello, vogliamo confrontarci sui temi e sulle cose concrete, perché in una demarcazione è questo il campo giusto su cui giocare, non andare a cercare le stranezze per far sì che una lista venga esclusa. Queste sono le dichiarazioni che hanno fatto gli esponenti della sinistra montechiasconese. Nulla di più falso, queste sono bugie, bugie e bugie. E andiamo con ordine. Ieri sera abbiamo avuto copia dei documenti ufficiali, che adesso poi vi mostrerò anche. Ebbene, se voi ricordate, le liste sono state presentate il 4 di settembre. Il giorno stesso la signora Giulia De Santis, la candidata formale della lista avversa a sindaco, ha presentato una richiesta di accesso al comune, protocollo numero 21539 del 4/9/2021. Il giorno successivo, il 5, hanno presentato un esposto alla prefettura di Viterbo per far escludere la nostra lista. Questi sono i signori che vogliono giocare la partita in maniera corretta in mezzo alla gente. 4 abbiamo presentato la lista, 4 fanno accesso agli atti, 5 presentano l'esposto per far escludere la nostra lista. Questi sono documenti che poi, se volete, vi fornisco anche. Chi l'ha presentato l'esposto? Oh, l'esposto l'ha presentato. L'esposto l'ha presentato la signora De Santis Giulia e la signora Rosita Cicoria. Scusa Andrea. È una persona che si presenta come una faccia nuova, in realtà già ha capito il peggio del peggio della peggio politica e della peggiore politica. Questo per dire che cosa? Questo per dire che sono dei bugiardi, perché a noi hanno accusato di aver voluto mettere mano alle carte bollate. Loro il 4, il giorno della presentazione delle liste, già hanno fatto accesso, il 5 hanno presentato un ricorso. Noi l'abbiamo chiesto accesso agli atti, successivamente a che già ci avevano fatto l'esposto, alla data. Noi l'abbiamo presentato in osservazione, mi pare, l'11 di settembre. Quindi diciamo, ecco, facciamo correttezza. Questo per dire comunque, a prescindere da come andranno le cose, a prescindere dalla lista avversaria, se sarà riammessa, se non sarà riammessa, questo non ci interessa a noi, però va fatta chiarezza su chi sono i nostri competitori. Bugiardi sono e bugiardi restano. Loro hanno mentito sapendo di mentire. Signor Fralicciardi, signor Cimarello hanno mentito sapendo di mentire. Si presentano come puritani, in realtà invece già hanno fatto l'esposto e poi passano anche per vittime, e questo è inaccettabile. E questo è il secondo punto, sono anche ipocriti perché, voglio dire, pretendono di passare per puritani, quando in realtà sono loro che hanno avvelenato i pozzi. Guardate che la campagna elettorale è la peggiore campagna elettorale alla quale io ho mai assistito. La gente non ci capisce nulla.
la gente non ci capisce nulla. Ma la responsabilità di questi signori non è la nostra. Noi siamo le vittime, siamo, di questi signori che hanno deciso di avvelenare i pozzi. Io credo che l'hanno fatto perché hanno capito che forse avevano perso le elezioni e quindi l'hanno buttata in caciara per poter avere una chance di vittoria. Perché sono anche incompetenti? E andiamo al terzo punto. Noi abbiamo fatto accesso agli atti e ci si è aperto un mondo. Cioè abbiamo visto l'incompetenza massima di questi signori. Questi si presentano per poter amministrare un comune, non sanno chi sono, non sanno dove sono nati, non sanno dove risiedono. Veramente una cosa da far cadere le braccia. Questi sono i documenti. Loro, ho sentito dire che paventano che qualcuno abbia addirittura staccato i timbri, io non lo so, ma non mi interessa nemmeno. Questi sono però i documenti ufficiali che mi ha consegnato la sottocommissione elettorale. Qui il timbro non c'è, ma soprattutto quello che mi interessa è che qui ci sono delle correzioni sulle date di nascita, sul luogo di nascita, postume, cioè dopo che sono state consegnate le liste. Allora, il simbolo non ce lo metto, le date le correggono, il luogo di nascita lo correggono, però tutto va bene. Ma io ripeto, il TAR li riammetterà, non li riammetterà, non mi interessa. Bugiardi erano e bugiardi rimangono, sia che giochiamo con una lista, sia che giochiamo con due liste. Bugiardi erano e bugiardi restano, ipocriti erano e ipocriti restano, perché sono voluti passare per vittime quando in realtà l'hanno loro avvelenato i pozzi. Incompetenti erano e incompetenti restano, sia che giocheremo con una lista, sia che giocheremo con due liste. Questi sono i documenti che poi vi fornirò, in cui vi sono un mare di cancellature, un mare di aggiunte dopo la presentazione delle liste elettorali. Allora io dico, ma questi si presentano ai cittadini per voler amministrare un comune, non sanno chi sono, non sanno dove risiedono, non sanno quando sono nati. Io veramente non ho parole. E la chicca comunque è questa. La dichiarazione di accettazione delle candidature è una cosa semplicissima. Si devono indicare quattro elementi. Nome, cognome, luogo e data di nascita. Beh, sapete che due candidati addirittura della lista della sinistra non sanno quando sono nati. Matteo Simoncini dichiara di essere nato a Roma il 13/12/1984. Viene sottoscritta, viene autenticata la firma, viene preso un documento. Io qui ho dei dubbi anche sull'autenticatore, che cosa possa aver autenticato, non lo so. Presentano le liste e poi che cosa succede? Che dopo la presentazione delle liste viene cambiata la data di nascita. Ma signori, ma siamo su scherzi a parte, siamo? E non è l'unico. La signora Giulia Sciuga, altra candidata della lista Montefiascone Merita, dichiara, nel momento di accettare la candidatura, nata a Montefiascone il 16/1/1991. Viene preso il suo documento, viene autenticata la lista dal consigliere provinciale che è autentica, poi presentano le liste e dopo la presentazione delle liste, quindi postuma, cambia improvvisamente data di nascita. Non è più nata il 16/1/91, ma dice che è nata il 10/3/91. Ma signori, ma questi vorrebbero amministrare un comune? Io veramente non ho mai visto una cosa del genere. L'altro quando era nato invece? L'altro il 13/12/74. Dopo, ma 13, possono avere questi 13/12/84, dico 13/12/89. Quindi qui era sbagliata solo l'anno di nascita. Invece questa candidata addirittura ha sbagliato il giorno, il mese e la data di nascita. Io credo che c'è incompetenza. Questa è una cosa gravissima, che uno non sa chi è gravissimo. Non voglio fare ipotesi diverse. Giulio Andreotti diceva che a pensare male si fa peccato, ma spesso si azzecca. E mi fermo qui. Fatti questi chiarimenti, io allora vi dico, abbiamo perso 11 giorni, oggi abbiamo chiarito chi sono coloro che mettono in giro menzogne e coloro che ci hanno fatto perdere 11 giorni di tempo di campagna elettorale. Da domani partiamo e facciamo la campagna elettorale vera tra la gente, parlando di programmi. Purtroppo questo ritardo non è stato a noi dovuto.
Ripeto, ma questo a prescindere dalle vicende giudiziarie, io non ne parlo, non so se verrà riammesso o non verrà riammessa la lista. In ogni caso la cosa fondamentale è questa, che sono bugiardi e questo resterà sempre negli annali. Sono ipocriti perché passano per vittima quando sono i carnefici e sono incompetenti. Questo è quello che avevo da dire. Poi se dovete fare delle domande io sono...